E io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Sta imparando a fare il giocoliere. Guardate. Bene, Daisy, ecco un'altra palla. Oh, sì! Guardatemi. Oh. Amici, ma da dove veniva quel gran colpo di vento? Non ne ho idea. Dobbiamo scoprire da dove vengono questi forti colpi di vento. Sì! C'è soltanto una persona che può saperlo! Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire! Volete aiutarmi? Viva! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci! Dobbiamo entrare nella Bozzana! La Bozzana! Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto. Così entreremo in azione presto presto. Create la vostra bozzana. Quasi pronti. Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzana. Puntate il dito in aria. Così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Funziona! Mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Ora con l'altra mano. Ruotate, ruotate, ruotate. Il mago sta per arrivare. Massima Bo potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Sono felice che lo starnuto del signore Ciuno vi abbia portato via! Vuoi dire che quei gran colpi di vento che abbiamo sentito sarebbero starnuti? Chi sarebbe il signore Ciu? Lasciate che ve lo mostri! Il signore Ciu è un tipo bassino. È sempre sul punto di fare uno starnutone ed ecco la ragione. Lui vive in una casa tutta impolverata, con una ragnatela in ogni dove fissata. Le ragnatele gli fanno fare Ciu! In alto non le può spolverare. Che cosa possiamo fare? Vuoi dire che il piccolo signore Ciu continuerà a starnutire per tutto il resto della sua vita? Temo proprio di sì, Bo. Che grande starnuto! C'è soltanto una cosa da fare. Dobbiamo trovare il signore Ciu e impedirgli di starnutire prima che spazzi via tutto il mondo. Per trovare il signore Ciu dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. Quello è il signore Ciu! Trovate quelle tre porte e troverete il signore Ciu!
Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzola? Bene! Allora conto fino a 3, poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Un'arancia! Gnam! Mi piacciono tanto le arance! Vediamo se dentro ce n'è qualcuna. È chiusa. No. Ci occorre la chiave. Una chiave volante. Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete. Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! No! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Avanza per l'arancia prima tu, Daisy. Anzi, arancia prima tu. Oltrepassiamo la porta dell'arancia. Coraggio! Wow! Daisy, guarda che bellissimo aranceto che c'è qui. È fantastico! Ci sono anche degli orangotanghi. Vedete la nostra prossima porta, amici? Guarda! Eccola lì! La porta è vicinissima! Credo proprio che sarà super facile! Un altro starnuto del signoreccio! Questi colpi di vento stanno facendo cadere le arance! Sarà meglio sbrigarci, amici! Perché questi orangotanghi non ci fanno passare? Benvenuti nell'aranceto degli orangotanghi, dove crescono le arance più succose e grandi. Gli starnuti del signore Chu stanno scuotendo i loro alberi. Adesso gli orangotanghi dovete aiutare. Le arance, prima che si spiaccichino, dovete acchiappare. Dovrete muovervi veloci per prenderle di qua e di là. Muoverci veloci di qua e di là per acchiappare le arance? Questo è proprio uno strano modo di muoversi. Per muovervi veloci di qua e di là per acchiappare le arance che cadono, dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per muoverci di qua e di là per acchiappare le arance? Una medusa che si dimena? Una scimmia che si arrampica? Una volpe che sgattaiola? Una volpe che sgattaiola? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Ora per muoverci veloci di qua e di là per acchiappare le arance, dobbiamo sgattaiolare, sgattaiolare, sgattaiolare come delle volpi veloci! Guardate come sgattaiolo!
Daisy è proprio una perfetta volpe verde che sgattaiola. Diventiamo delle volpi che sgattaiolano via. Siete nella vostra boazzona? Fantastico, amici! Allora conto fino a tre, poi fate come me. Uno, due, tre... Sgattaiolate! Sgattaiolate, sgattaiolate, come volpi veloci! Avanzate sgattaiolando e mettete le arance nei cestoci! Volevi dire cestini, vero? Sì, però cestini non fa proprio rima con veloci! Oh! Sgattaiolate in su e sgattaiolate in giù! Perché grandi e succose arance stanno cadendo sempre più! Continuate a sgattaiolare, volpi! Oh oh! Mi serve altra energia! Sgattaiolate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Sgattaiolate, volpi! Seguite la frutta che cade giù! Per acchiappare queste arance, correte sempre di più! Continuate a sgattaiolare! Eh? Eh? No! Evviva! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo acchiappato tutte le arance dell'aranceto degli orangotanghi! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici! La seconda porta! Guarda! Un aquilone! Farli volare è divertente! Ed è un bel modo di restare in movimento! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un gigante! In punta di piedi... Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì. Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta dell'aquilone! Da questa parte! Guardate quanti aquiloni! Oh, posso provare? Non c'è tempo per far volare gli aquiloni! Dobbiamo trovare la nostra porta! Guarda! Eccola lì! Dall'altra parte del campo! Forza, amici miei! Dobbiamo entrare in azione! Le dispiace farci passare, ippopotama? Beh, non credo che voglia farci passare! Benvenuti nella strada degli aquiloni, dove i koala portano i loro piccoli a giocare! Ma il signore Chu tutti via li ha fatti volare! Aiutate la signora Hippo Gonzales, la loro maestra, ad acchiappare gli aquiloni con malavesta! Ma i loro aquiloni sono troppo in alto! Come faremo ad acchiapparli? Per acchiappare gli aquiloni dei koala fin lassù, dovete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per acchiappare gli aquiloni dei koala fin lassù? Un verme che striscia? Un canguro che salta? Una foca che applaude? Oh,
canguro che salta? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per acchiappare tutti gli aquiloni dei koala fin lassù, dobbiamo saltare, saltare, saltare come fanno i canguri! Guardate come salto! Daisy è un perfetto canguro che salta! Diventiamo canguri che saltano anche noi! Siete nella vostra boazzana? Fantastico! Ora conto fino a tre. Poi saltate come me. Uno, due, tre, via! Saltate, saltate, saltate! Come se aveste le molle ai piedi! Saltate e i fili di aquilone afferrate! Continuate a saltare! Hop! Sì! Oh, oh. Saltate, piccoli canguri! Saltate ancora di più! Gli aquiloni dei koala afferrate sempre più! Ho poca energia! Forza, amici miei! Saltate con me! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Prendete tutti i fili! Tirate giù ogni aquilone! Saltate, saltate! Con tutte le vostre forze! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Saltate in alto, amici miei! Con tutte le vostre forze! Manca solo un aquilone! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo preso tutti gli aquiloni dei koala! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Wow, Daisy! Ma guardati, sei tutto impolverato! Sono di nuovo pulito! Quello deve essere uno spolverino di piuma volante, pulisci tutto dappertutto! È in grado di pulire qualsiasi cosa in qualunque posto del mondo si trovi! Wow! Dovresti portarlo con te, Daisy! Non si sa mai, potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Guarda! Il signore Chu! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! È arrivata l'ora di fermare dei forti starnuti! È piuttosto buio qui dentro! Buio e anche polveroso! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? Il signore Chu. Eccolo laggiù. È lui. Ma com'è possibile che un essere così piccolo faccia degli starnuti così forti? Oh, non possiamo permettergli di farlo di nuovo. Il mago ci ha detto che sono le ragnatele a far starnutire il signore Chu. Ma sono troppo in alto per toglierle. Se solo ci fosse un modo per pulire lassù, forse smetterebbe di starnutire. Questo! Questo! No, grazie, Daisy. Non posso provare il tuo spolverino di piuma volante. Ora sono occupata a pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Lo spolverino di piuma volante pulisci tutto dappertutto! Potrebbe pulire ovunque totalmente da solo! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, state a guardare! Ehi, signore Chu! Questo l'aiuterà con i suoi starnuti! Pulito. Oh no! Non di nuovo! E il signore
Chu visse senza mai starnutire, per sempre felice e contento. Daisy, sei davvero un bravissimo giocoliere! Oh, c'è ancora un altro animaletto che starnutisce. Credo che sia ora di spolverare anche il nostro castello. Amici miei, ci siamo davvero dati molto da fare oggi. Siamo riusciti a far smettere il signore Chu di starnutire. Anche grazie a voi. Siete ancora nella vostra Boozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti? Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre